sociale, entusiasmo, dibattito e anche di promozione del nostro territorio. Non possiamo soprassedere sul fatto che negli anni gloriosi in cui Nardò ha militato in campionati di livello regionale e poi nazionale, la nostra città abbia conosciuto un rilancio dal punto di vista turistico e culturale. Ricordo le tante pubblicazioni che sono state edite per raccontare la storia del sodalizio societario e nei suoi successi. Il calcio a Nardò è cresciuto seguendo ritmi di crescita della città e purtroppo anche ritmi di decrescita. Sembrerebbe quasi che il calcio e Nardò siano talmente uniti che la storia della società calcistica segue le sorti della città e viceversa. Non possiamo dimenticare quanti hanno speso risorse e tempo e anche energia per regalare a Nardò e agli appassionati del gioco del calcio momenti di entusiasmo, gioia ed orgoglio. Nei tempi gloriosi del Nardò Calcio anche chi non si interessava a questo sport non poteva fare a meno di parlare dei successi e delle sconfitte della squadra granata. Gli spalti pieni erano testimonianza della risposta che la gente sempre ha dato in termini di simpatia verso i giocatori, tanti e di livello superiore che hanno corso sul campo granata, sia quando il terreno era in terra battuta, sia quando finalmente anche Nardò ha conosciuto l'erbetta ed un impianto sportivo degno delle categorie superiori. Ho avuto la soddisfazione e il privilegio di vivere con molti di voi questi successi e anche le delusioni, di spendermi con entusiasmo perché la nostra città potesse vantare una società stimata e rispettata in campo e fuori, nelle tessere relazioni belle e di cordialità con le innumerevoli società calcistiche che abbiamo negli anni incontrato. Ho condiviso gli anni dei trionfi e gli anni dei tonfi, ma l'entusiasmo, la passione che mi lega allo sport del calcio da tempi lontani mi fa dire con convinzione che non importa su quali campi e contro chi noi ci sfidiamo, ma importa il senso dell'orgoglio, la consapevolezza che noi nel calcio e nella storia veniamo da lontano e abbiamo il dovere di essere presenti sui campi di gioco. Abbiamo militato in campi importanti che molte società sportive regionali e nazionali possono solo sognare. Abbiamo goduto del gioco di veri campioni che nessuno si poteva permettere. Abbiamo avuto presidenti la cui passione e dedizione non si può essere paragonata a nessuna delle società che esistono in questi tempi. Nessuno me ne voglia, ma è la storia che parla e francamente credo che ci faccia bene ricordarcelo. Non fosse altro per trovare l'energia di ricominciare, di credere ancora che avere a Nardò il calcio giocato è di qualità e possibile. Ma oggi siamo qui per festeggiare un anniversario importantissimo, il ventennale tra un grande sodalizio e uno sport, tra il club Federissimi e il calcio a Nardò. Sì, perché se non può esistere una società senza risorse, è vero, anche i risultati sono il frutto del sostegno dato dai sodalizi, dai tifosi. L'incoraggiamento, lo sprone, i rimproveri che vengono dai tifosi quando sono fatti nel rispetto dei ruoli e nel rispetto delle persone sono energia pura che muove la società e la squadra e questo vale tanto per la società professionistica quanto per quelle dilettantistiche.